Ciao da Avsin. Decisione del giudice sportivo su Juventus Napoli 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione alla Società Sportiva Calcio Napoli che ha annunciato reclamo alla Corte d'Appello Sportiva. Quale può essere l'esito? Sul mio sito www.avsin.video, link in descrizione, vi ho già spiegato ieri tutto nel dettaglio, ma torniamo a parlarne oggi in un video anche per aggiungere alcuni dettagli molto significativi alla luce di anche di quelle che sono le argomentazioni difensive rappresentate dagli avvocati difensori del Napoli in alcune dichiarazioni pubbliche, cioè come potrà andare a finire questo reclamo, quali sono gli eventuali altri gradi di giudizio, quali possono essere quindi le decisioni della Corte d'Appello Sportiva e perché il Napoli rischia grosso al di là di questo 3-0 contro la Juventus. Dobbiamo partire con il dire che la Corte d'Appello Sportiva è il giudice di secondo grado nell'ambito della giustizia sportiva italiana rispetto alle decisioni del giudice sportivo, che si suddivide in nazionale e territoriale, così come la Corte d'Appello, in questo caso noi interessa il giudice sportivo nazionale, Gerardo Mastrandrea, e quindi sarà la Corte d'Appello Sportiva nazionale a recepire il reclamo del Napoli, che non è stato ancora presentato nella giornata di ieri, 15 ottobre, dal che deduciamo che non è un reclamo urgente, perché ai sensi del codice di giustizia sportiva il reclamo urgente andava presentato entro le ore 24 del giorno feriale successivo alla pubblicazione della sentenza da impugnare. Quindi il Napoli farà il ricorso ordinario e ha altri 4 giorni per depositarlo, dopodiché all'esito della presentazione del deposito del ricorso la Corte d'Appello Sportiva ha ulteriori 5 giorni per fissare la data di udienza, che comunque non deve cadere al di là dei 15 giorni dal deposito del ricorso. Quindi sostanzialmente la deadline per l'udienza e di conseguenza la decisione della Corte d'Appello Sportiva è il 3 novembre. Entro il 3 novembre sapremo. Quindi non passa un mese, ma passa molto meno, sostanzialmente passa una ventina di giorni. La Corte d'Appello Sportiva è articolata in 3 sezioni, la prima con 9 giudici, le altre due con 8 giudici ciascuna, ma anche se c'è un riparto di competenze per materia che viene fissato di anno in anno dal Consiglio federale e non ho trovato traccia di questo riparto di competenze per questa stagione tra i comunicati ufficiali, dalle decisioni recenti possiamo dedurre che la terza sezione è quella che si occupa della serie D, la seconda della serie C, la prima è la sezione che si occupa di serie A e serie B. Quindi dovrebbe essere la prima la sezione incaricata di decidere sul reclamo del Napoli, ovvero potrebbero anche esserci le sezioni unite se il presidente della Corte d'Appello Sportiva dovesse decidere che la questione è di particolare rilevanza, e in ogni caso il presidente del collegio che deciderà che sia una sezione semplice la prima o le sezioni unite sarà Piero Sandulli. Lo sottolineiamo perché, tra parentesi, voglio parlare un attimo della sua posizione, perché il 5 ottobre a Radio Punto Nuovo, emittente radiofonica campana, Piero Sandulli aveva già anticipato il suo giudizio, le sue valutazioni su questo caso, dicendo: se verrà sul mio tavolo valuteremo, contemperando anche le esigenze della salute pubblica con quelle sportive, perché, frase che è stata giustamente sottolineata ed è passata sui titoloni rispetto alle sue dichiarazioni, non possiamo consentire che la classifica venga decisa dal Covid. Questa anticipazione di giudizio da parte del presidente Sandulli lascia intendere che potrebbe non essere più consentito a lui di decidere, perché ha violato anche sostanzialmente quello che è previsto nel codice di giustizia sportiva nei confronti dei giudici, appunto, della giustizia sportiva italiana, cioè non possono rilasciare dichiarazioni su giudizi che potrebbero poi essere a loro assegnati. Di fatto, se verrà assegnato a Sandulli, quindi dovrebbe esserci un altro presidente, un altro collegio a decidere, e ci sarebbero anche motivi di ricusazione. Ma chi potrebbe ricusare Sandulli se, nello specifico, la Juventus non si è costituita in primo grado e ha fatto capire che non si costituirà in appello e non farà neanche ricorso qualora dovesse essere revocato il 3-0 a tavolino? Insomma, possiamo anche pensar male, non si fa, diciamo, forse si fa peccato, non so in questo caso cosa ritenere. Io credo che comunque la decisione del giudice sportivo Mastrandrea sia difficilmente attaccabile e che Piero Sandulli o chi per lui decideranno in maniera assolutamente serena e senza pregiudizi e condizionamenti. Archiviato il discorso di come verrà strutturata quindi la Corte d'Appello Sportiva, la CAS sostanzialmente, nella sua decisione, vediamo che tipo di decisione può adottare. Superato ecco il discorso dell'urgenza, tra l'altro la decisione, come vi ho detto, arriverà nell'immediatezza, poi può passarci un po' di tempo per il deposito delle motivazioni, ma il dispositivo sarà praticamente immediato all'esito dell'udienza. Sono 4 le ipotesi che possono essere seguite praticamente dalla Corte d'Appello Sportiva, e cioè: nel primo caso, ai sensi questo del codice, ai sensi del codice di giustizia sportiva, nel primo caso sostanzialmente la Corte può rilevare una diversa valutazione dei fatti
o diciamo in fatto e in diritto di quella che è stata la decisione del giudice sportivo. Cioè, in questo caso va a riformare, ma potrebbe anche aggravare la decisione del giudice sportivo. In pratica la Corte dice: il giudice sportivo ha valutato male i fatti o ha applicato male le norme e quindi ripetiamo praticamente la decisione. Non credo che si possa arrivare ad un aggravamento però della sanzione, perché per il caso di mancata disputa della partita il codice di giustizia sportiva prevede una e una sola sanzione, che è 3-0 a tavolino e meno 1 in classifica. Quindi la posizione del Napoli non può essere aggravata rispetto alla mancata presentazione all'Allianz Stadium domenica 4 ottobre per la partita contro la Juventus, però potrebbe esserci una modifica della sentenza, quindi volendo anche rimuovendo questa sanzione e assolvendo il Napoli. Oppure potrebbe esserci la declaratoria di inammissibilità. Ecco, se viene rilevata inammissibilità o improcedibilità del ricorso, dice il codice, sostanzialmente la Corte cosa fa? Annulla la sentenza senza rinvio. Questo dovrebbe farci capire che cosa? Che se ci sono motivi di inammissibilità, praticamente il Napoli è salvo. Non ha senso, ma lo vediamo dopo, perché appunto dobbiamo entrare in un discorso logico che è successivo. Oppure potrebbe essere rilevate carenze decisionali, cioè per esempio il giudice sportivo non ha tenuto conto di circostanze decisive, e in questo caso ci sarebbe una piena riforma nel merito da parte della Corte. Oppure potrebbe esserci l'insussistenza, o meglio dell'inammissibilità o dell'improcedibilità dichiarate dal giudice sportivo in prima istanza, in questo caso la Corte annullerebbe rinviando al giudice sportivo per una nuova decisione nel merito. Dobbiamo andare per gradi e capire soprattutto il discorso dell'inammissibilità quale può essere, però un primo passaggio volevo farlo, perché vi ho detto che sostanzialmente il primo esito e il terzo esito sono possibili, cioè la Corte può effettivamente riformare quella che è la sentenza del giudice sportivo, mentre per quanto riguarda il quarto esito non è possibile che la Corte vada a rilevare l'insussistenza di una inammissibilità e di conseguenza annulli con rinvio, perché il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea nella sua decisione ha rigettato, è vero, ritenendolo inammissibile il ricorso del Napoli, ma ha deciso sulla base del referto arbitrale. Quindi la decisione nel merito affrontata nel merito dal giudice sportivo si incardina sul referto arbitrale, che non è inammissibile. La declaratoria di inammissibilità del ricorso del Napoli in primo grado può avere altri risvolti che vediamo subito, ma nel momento in cui la Corte dovesse accorgersi che in realtà il Napoli ha fatto bene il ricorso, questo non comporterebbe il rinvio al giudice sportivo per una nuova decisione del merito, ma porterebbe ad un'altra conseguenza. E cioè sostanzialmente salverebbe il ricorso del Napoli. Se la Corte d'Appello Sportiva dovesse rilevare che il ricorso del Napoli in primo grado non era inammissibile, nello specifico il giudice Gerardo Mastrandrea ha scritto che il Napoli ha fatto ricorso per la regolarità della partita, ma quello è un tipo di ricorso che si presenta per partite disputate, quindi in pratica gli avvocati del Napoli hanno anche sbagliato a fare il ricorso. Ecco, se la Corte dovesse rilevare che invece il ricorso era corretto, allora potrebbe incardinarsi adesso il giudizio dinanzi a lei. Cioè è un giudizio preliminare che la Corte deve svolgere, perché in questo momento, e questa è l'aggiunta che faccio rispetto al mio articolo sul mio sito, il Napoli non può fare ricorso. Lo dico anche avendo ascoltato, come vi dicevo all'inizio, le parole dei legali del Napoli al TG Regione della Campania, sono campano tra parentesi, e cioè che hanno parlato innanzitutto proprio di superare questo ostacolo dell'inammissibilità, del fatto che il giudice ha dichiarato inammissibile il loro ricorso perché era un ricorso sbagliato. Questo è il primo passaggio da fare. Superata l'inammissibilità, allora si andrà nel merito, e la difesa nel merito del Napoli verterà sul fatto che la seconda, anzi terza, comunicazione dell'ASL, quella famosa di domenica dopo le 14, non era tardiva ed era invece decisiva per la mancata partenza del Napoli. Io onestamente non sono un avvocato esperto, quindi magari mi sbaglio, però andrei più ad attaccare la prima comunicazione, quella del sabato, come a dire già quella ci costringeva a non partire, in conseguenza di ciò abbiamo disdetto l'aereo, perché andare a dire che quella decisione, secondo le argomentazioni logiche del giudice sportivo, quella comunicazione dell'ASL bloccava il Napoli dalla partenza, significa non aver capito le motivazioni del giudice, perché il giudice dice anche se quella ha bloccato il Napoli aveva già disdetto l'aereo sabato, per cui si era già posto nelle condizioni di oggettiva impossibilità nel partire. Ma dobbiamo dire appunto per quale motivo il Napoli in effetti non potrebbe fare ricorso. Dobbiamo rifarci sempre al codice di giustizia sportiva, ed in particolare
all'articolo 71, 73,3 e 71,4. L'articolo 73,3 del Codice di Giustizia Sportiva dice infatti che con il reclamo non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso in primo grado. Quindi significa che innanzitutto la Corte d'Appello Sportiva dovrà valutare se il ricorso in primo grado era veramente inammissibile, e se verrà ritenuto inammissibile, il reclamo, non potendo sanare le irregolarità procedurali, e cioè il fatto stesso di essere inammissibile, va rigettato, va dichiarato anch'esso inammissibile, non si andrebbe proprio nel merito se dovesse essere confermata l'inammissibilità del ricorso del Napoli in primo grado. Cosa che capiamo anche dall'articolo 71,4, sempre del Codice di Giustizia Sportiva, che dice: il reclamo deve essere motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata, le domande nuove sono inammissibili. Quindi il Napoli non potrebbe correggere la domanda che ha fatto in primo grado, perché in questo caso sarebbe comunque inammissibile. Insomma, il Napoli rischia grosso, rischia davvero di non poter assolutamente vedere la valutazione della Corte d'Appello Sportiva del suo ricorso. E quindi questo è un primo punto, direi, essenziale. Dopodiché dobbiamo anche ragionare del fatto che, a differenza di quanto scrivono molti opinionisti, giornalisti e presunti esperti, il Napoli, dopo la Corte d'Appello Sportiva, non ha altri gradi di giudizio, non ce ne sono. E quindi il Napoli non solo non può andare ad un ulteriore grado nell'ambito della giustizia sportiva, ma per il vincolo di giustizia per la clausola compromissoria non potrebbe neanche andare al TAR, di cui molti chiacchierano. La normativa, ancora da tenere davanti agli occhi, perché ci sono molti che parlano senza avere minimamente aperto i codici e senza conoscere il diritto sportivo, eppure se parli di cose che riguardano il diritto sportivo dovresti documentarti anche se non sei giurista, ci dice appunto l'articolo 34 del Codice di Giustizia Sportiva: violazione del vincolo di giustizia, ve ne avevo già parlato, i soggetti tenuti all'osservanza del vincolo di giustizia di cui l'articolo 30,2 dello statuto, ove pongano in essere comportamenti diretti all'elusione o alla violazione del predetto obbligo, incorrono all'applicazione delle sanzioni non inferiori alla penalizzazione di almeno 3 punti in classifica per la società. Quindi, tra l'altro, se il Napoli dopo la Corte d'Appello Sportiva dovesse andare al TAR, prenderebbe altri 3 punti di penalizzazione, a prescindere poi dall'eventuale fatto che possa vincere il ricorso e quindi possa essere annullata la sanzione della sconfitta a tavolino con il punto di penalizzazione. L'articolo 30 dello comma 2 dello statuto della FIGC dice che appunto bisogna rispettare le decisioni della FIGC, della UEFA e della FIFA, e non bisogna travalicare, non bisogna andare al di fuori, ma volevo anche sottolineare il fatto che non c'è un altro grado di giudizio nella giustizia sportiva. Lo dice l'articolo, il comma 3 dell'articolo 30 dello statuto, che dice: le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo statuto del CONI, sono devolute su istanza della parte interessata unicamente alla cognizione del collegio di garanzia dello sport presso il CONI. Molti infatti stanno dicendo: il Napoli dopo la Corte Sportiva d'Appello, per cui non è previsto un ulteriore grado di giudizio ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, può andare al collegio di garanzia dello sport del CONI, in conformità con quanto disposto dallo statuto e dai relativi regolamenti atti attuativi, nonché dalle norme federali. Ma attenzione, non sono comunque soggette alla cognizione del collegio di garanzia dello sport presso il CONI. Le controversie decise con lodo arbitrale, e diciamo questa ipotesi non ci interessa, andiamo alla virgola, le controversie decise in via definitiva dagli organi della giustizia sportiva federale, e non ci interessa, ovvero, dopo l'altra virgola, a sanzioni comportanti che abbiano dato luogo, quindi riprendendo il periodo precedente, a sanzioni comportanti a squalifica e inibizione di estrati, no, perdita della gara, sì. Quindi la lettera B ci dice che se praticamente c'è stata una decisione che ha dato luogo alla sanzione della perdita della gara, come in questo caso quella del giudice sportivo, non si può andare al collegio di garanzia per lo sport. Quindi quando il Napoli avrà esperito, una volta il Napoli presentato questo reclamo, non avrà la possibilità di andare oltre, non ci sarà un altro grado di giudizio, semplicemente non c'è. Ma da questo punto di vista, quindi dobbiamo considerare quindi intanto che con la Corte d'Appello Sportiva si esauriscono appunto i gradi di giudizio, e questo vale per il Napoli, che quindi può ottenere la revoca della condanna, ma vale anche per la FIGC, cioè nel senso, se a Napoli verrà confermato il 3-0 a tavolino con un punto di penalizzazione, sarà una decisione definitiva inappellabile, ma anche se dovesse essere rimosso. Quindi anche in questo senso la Juventus, con Andrea Agnelli ieri in conferenza stampa all'assemblea degli azionisti, ha detto: noi siamo collaterali rispetto a questa decisione, facendo capire che non ci sarebbe poi un controricorso, ma la Juve non avrebbe neanche la possibilità di farlo. A chi lo vai a presentare questo controricorso se non c'è un altro grado di giustizia sportiva all'interno dell'ordinamento? Evidentemente non si può fare. Ma la Juve ha anche deciso di non farlo, cioè se ci faranno giocare giocheremo,
Mentre il Napoli probabilmente punterà anche ad altro, ma ripeto, i report che raccontano di questo, io poi magari posso sbagliarmi, posso essere io l'ignorante, però chi dice che il Napoli può andare al tribunale civile, che farà battaglia in tutte le sedi, compreso il TAR, non ha letto le carte. Chi dice che c'è un terzo grado al collegio di garanzia, non ha letto, non sa di cosa sta parlando, sostanzialmente, e ve l'ho appena dimostrato. Ma in chiusura dobbiamo parlare di un altro aspetto, di un altro punto, che riguarda l'eventualità che il Napoli sia soggetto anche ad un altro processo per illecito sportivo. In realtà il giudice sportivo Gerardo Mastandrea ha anche fatto capire che c'è questa eventualità, perché alla fine della sua decisione ha detto che rimette le carte alla Procura federale per tutte le determinazioni di conseguenza. Non solo, ma ha anche scritto nella motivazione che lascia impregiudicata l'eventuale valutazione di ulteriori violazioni del protocollo che non erano di sua competenza nello specifico giudizio. Come a dire, se il Napoli ha anche violato il protocollo FIGC non mettendo in bolla il suo gruppo squadra, è questione che non spetta a me decidere. Ma sappiamo che è stata aperta un'inchiesta da parte della procura della FIGC, che sarà decisa dal Tribunale federale, perché è un altro organo diverso, sempre di primo grado, ma diverso dal giudice sportivo, che ha, diciamo, la cognizione su tutto quello che viene, diciamo, oggetto di indagine da parte della procura federale. Cioè la procura federale può fare delle indagini su determinate violazioni del codice di giustizia sportiva, all'esito delle indagini fa i deferimenti e si va davanti al Tribunale federale. C'è da aspettarsi anche questo, ma in che termini illecito sportivo? Illecito sportivo che dice sostanzialmente, come pure vi posso mostrare, articolo 30 del codice di giustizia sportiva, costituisce illecito sportivo il compimento con qualsiasi mezzo di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione. E quindi se al Napoli verrà, diciamo, se verrà provato che il Napoli ha provato con dolo, cioè scientemente e non per causa di forza maggiore, ad alterare lo svolgimento, cioè a non far giocare la partita, si ricorre nel caso dell'illecito sportivo. E tra l'altro dice, se viene accertata la responsabilità diretta della società, e sarebbe quello il caso, ci sono delle sanzioni previste dall'articolo 8,1 lettere H IEL, sempre del codice di giustizia sportiva, altrimenti c'è la responsabilità indiretta della società, in questo caso c'è anche una sanzione, ci sono anche ulteriori due sanzioni. E le vediamo sostanzialmente le sanzioni, perché l'articolo 8,1 lettera G prevede la penalizzazione di punti in classifica, questo in caso di responsabilità indiretta del Napoli. Poi H IEL prevedono nell'ordine la retrocessione, l'esclusione con assegnazione ad altra competizione evidentemente inferiore, la mancata assegnazione dello scudetto. Ecco, da questo punto di vista credo che la lettera L non riguardi il Napoli, mentre la lettera M prevede la non ammissione a determinate manifestazioni. Quindi la più grave chiaramente sarebbe la retrocessione e direi anche la esclusione dal campionato, con assegnazione poi non necessariamente alla serie B, anche alla serie C. Questo comunque in quale caso si può incorrere in questa sanzione dell'illecito sportivo, tra l'altro con aggravanti in termini di pena, cioè di quella che può essere poi la valutazione della gravità della condotta del Napoli, aggravanti descritte dall'articolo 14 del codice di giustizia sportiva, che alla lettera B prevede, ad esempio alla lettera B, il danno patrimoniale. C'è stato un danno patrimoniale perché la partita non si è giocata e questo è stato un danno per la federazione. La lettera C, l'induzione a commettere a loro volta illeciti. Ecco, se i giocatori del Napoli sono stati lasciati a spasso, non sono stati messi in bolla e sono andati in giro eventualmente a contagiare altri o a rischiare di contagiare altri, questa è un'aggravante di cui tenere conto. Oppure G, aver approfittato di particolari situazioni extrasportive, questo è proprio il caso. Cioè qual è la situazione extrasportiva? Una situazione di emergenza sanitaria, che però in questo caso non poteva essere invocata perché il Napoli aveva solo due calciatori positivi e non ha rispettato i protocolli. Oppure il tentativo di occultare sostanzialmente una propria inadempienza, commettere una violazione per occultarne un'altra. In quale caso si rileva questa questione? Nel caso di specie, perché se il Napoli ha violato il protocollo e per non far vedere che avevano violato il protocollo non si è presentata e quindi ha violato nuovamente le norme, ha commesso un'altra violazione, potrebbe esserci anche questa aggravante. Quindi in via estrema, se verrà dimostrato dalla procura della federazione e quindi poi in giudizio dal tribunale federale la violazione del protocollo FIGC da parte del Napoli, il Napoli rischia grosso, e io ve lo dico dal primo giorno che c'è il rischio della retrocessione, ma un rischio serio, perché si tratterebbe di illecito sportivo doloso, praticamente pluriaggravato, se saranno dimostrate queste condotte che io non ho, su cui io non ho cognizione e di cui non ho contezza, quindi non mi permetto di dire che sussistono. Sarà il giudice sportivo eventualmente a valutarle.
Spero di essere stato chiaro il più possibile e di avervi fatto capire realmente come possono andare le cose per quanto riguarda il reclamo del Napoli alla Corte d'Appello Sportiva e quelli che potrebbero essere gli ulteriori risvolti nell'ambito della giustizia sportiva da questo caso Juventus-Napoli. Ma non era meglio che la giocavate la partita. Comunque, buon dibattito, sereno, moderato, nel rispetto di tutti e like a questo video se vi è piaciuto. Condividetelo anche con chi vuole ulteriori chiarimenti sulla questione e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per i prossimi video. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!